Alberto e Maria Teresa in Co-Foundry durante il nostro momento di co-interview. Ho il piacere di intervistarvi e di raccontare molto di più di Contact Value. Io non sarei così brava a raccontarlo come sarete bravi voi invece a raccontare del vostro progetto, della vostra passione, di ciò che state sviluppando sempre con tanta intensità. Iniziamo allora da Maria Teresa, detta anche Mitty, perché sì, dai clienti è detta Mitty, proprio dettato, posso permettere, dettato dal fatto che c'è questa confidenza e questa passione che si trasmette, che allora non è solamente un rapporto fornitore-cliente, ma è molto di più. Raccontaci un po' di più di Contact Value. Molto volentieri. Allora, Contact Value è un gruppo di professionisti che lavorano nell'ambito delle tecnologie industriali, quindi noi ci rivolgiamo alle aziende che vendono alle aziende, quindi siamo nell'ambito B2B e abbiamo una specializzazione nell'automazione industriale e nell'information technology, quindi oggi che si parla di trasformazione digitale, convergenza IT/OT, diciamo che noi siamo proprio al centro di questa grande onda della convergenza IT/OT e così i nostri clienti. Quindi noi aiutiamo i nostri clienti a esprimere il loro valore e lo facciamo conoscendoli molto bene, nel senso che noi entriamo proprio nelle aziende ed è un po' quello che tu hai riassunto dicendo il MITI. Il MITI perché io entro come Maria Teresa, anzi entro come dottoressa Rubino, poi divento Maria Teresa e dopo un po' divento MITI, perché abbiamo proprio questo approccio molto diretto con i nostri clienti, conosciamo bene le loro strategie, li aiutiamo a costruire le strategie di marketing e soprattutto conosciamo bene la loro offerta. Siamo in grado di capirla a fondo, Alberto più di me perché è laureato in ingegneria, io sono un umanista, quindi diciamo che io riesco a scrivere lo storytelling, poi quando c'è da entrare nel merito proprio della tecnologia, anche se sono in grado anch'io, però Alberto è molto più tecnico di me, quindi riesce diciamo ad andare un pochino più nel tecnico, anzi molto più nel tecnico. Io sono quella che racconta la bella storia, il valore del cliente e quindi diciamo che questa è un po' una nostra peculiarità, il fatto di essere in grado di descrivere l'offerta del cliente perché siamo in grado di capirla a fondo. Quindi vi differenziate, Alberto, dimmi se ho capito bene o no, soprattutto su un tema molto importante, la parte creativa, esperienziale, quella che ti fa un po' sognare della signora Mitty, e la parte invece molto tecnica e coinvolgente sicuramente di alta professionalità che sei tu, Alberto, corretto? Allora sì, infatti ha detto bene Mitty, la mia socia, che a differenza diciamo delle solite, chiamiamole così, ma senza voler sminuire agenzie di marketing, a noi non piace essere chiamati così, ma piace essere chiamati diciamo come gruppo di professionisti che conosce bene il mercato in cui opera, che conosce bene i suoi clienti e che parla la stessa lingua dei clienti e la stessa lingua del mercato a cui i clienti si rivolgono. Quindi questo è proprio il nostro tratto distintivo. Facciamo in ambito B2B marketing e comunicazione, ma conoscendo a fondo il settore, perché non siamo generalisti, ma siamo proprio specifici di questa nicchia dove siamo nati e cresciuti. Beh, io mi immagino che spiegare, raccontare, far sognare in un settore così molto particolare che tutto il mondo ha anche dell'industria, immagino che sia complesso anche da far sì che i clienti possano percepire qual è l'importanza anche del comunicare in modo corretto quello che si sta poi andando a vendere, a commercializzare. Come funziona? Come vi approcciate alle vostre aziende? Quali sono le aziende con le quali voi iniziate ad avere rapporti e fornite i vostri servizi? Guarda, allora, le nostre aziende sono diciamo le più disparate, perché sono aziende che distribuiscono in Italia, filiali di aziende estere anche molto importanti che operano in Italia, sempre ovviamente con il fil rouge dei sistemi e delle tecnologie
per l'automazione industriale. E il nostro focus è questo. Da parte, diciamo, di far percepire al mercato, con la giusta terminologia, con lo stesso linguaggio che il cliente si aspetta, quello che è il valore delle sue soluzioni. E questo non è così scontato perché, appunto, essendo un settore molto, molto specifico, siamo, non dico una mosca bianca, ma siamo tra i pochissimi che riescono a capire bene e a trasformare bene il valore del cliente in comunicazione. Poi potete farci qualche nome per farci entrare proprio nel cuore, qualche nome di qualche cliente che ci, insomma, che ci permette forse di avere più chiarezza? Sì, e volevo aggiungere una cosa. Sì. Allora, tu dicevi del racconto, come si fa a rendere bella una realtà molto tecnica, molto così industriale. In realtà è quasi facile, nel senso che su una base di una nostra competenza tecnica di cui parlava Alberto e il riconoscimento da parte dei nostri clienti di questa nostra competenza, possiamo osare ogni tanto e spingerli a fare dei progetti che sono anche divertenti e diversi. Non so, organizzare un contest durante una fiera, organizzare dei video dedicati al prodotto, però con un accostamento a quella che era la realtà del momento in cui questo prodotto è stato realizzato, quindi fare dei video quasi musicali, oppure raccontare una storia in questo momento è anche molto bello, nel senso che le aziende stanno vivendo un momento industriale molto interessante, nel senso che stiamo vivendo una rivoluzione industriale. E quindi è un raccontare un momento storico, perché c'è proprio la svolta della digitalizzazione, e per cui è molto, molto gradevole, molto piacevole andare a raccontare questa storia, e ci è capitato anche di raccontarla a degli studenti del liceo. Quindi in realtà non è poi così difficile rendere la realtà industriale un argomento che è alla portata di tutti in questo momento. Che dici, Alberto? Assolutamente. Forse ne parlavamo qualche giorno fa. Allora, l'Italia è il paese delle 4A. Abbigliamento, arredamento, agroalimentare, automazione. Automazione intesa in senso ampio del termine. Io dico sempre che non c'è un pezzo di mondo dove non ci sia un pezzo di automazione, una macchina industriale, un sistema per produrre, dove ci siano stati degli italiani che comunque hanno contribuito. Certo, non fa notizia, diciamo, un grosso impianto che viene esportato magari in Nuova Zelanda per fare la raccolta dei kiwi automatici. Adesso, diciamo, faccio un esempio, fa molto più rumore un qualche cosa che riguarda l'agroalimentare o l'abbigliamento, la moda. Eppure questo settore è importantissimo, e noi veramente, almeno io, ma anche la mia socia Miti, ne sono sicuro, siamo davvero contenti, perché ogni giorno vediamo cose nuove, impariamo cose nuove e capiamo veramente il valore che ha l'Italia in questo ambito, che purtroppo non è così valorizzato come invece accade con le altre 3A che ci caratterizzano. Quindi l'esigenza di un vostro cliente di, appunto, confrontarsi nel mondo e quindi spiegare, anche raccontare qual è, insomma, il proprio business, è diventato per voi anche un servizio da offrire non solo ai vostri clienti, ma anche ai prospect, ai futuri clienti che andrete ad acquisire, mi sembra di capire, no? Concentrando tutte le due attività che poi sono inerenti alla vostra passione, che è esattamente quello di inglobare le due realtà, quella della comunicazione e della parte tecnica, sicuramente questo valore insieme diventa vincente, così? Sì, allora, è proprio così come dici, perché, allora, diciamo che lo scopo principale di un cliente è fare business, lo scopo di un'impresa è quello di fare reddito, di fare business, di fare margine.
ci sono tanti clienti illuminati che hanno compreso anche che oltre al business bisogna trasmettere al mercato tutta una serie di valori tali per cui la nostra industria possa posizionarsi, diciamo, e affrontare quello che Maria Teresa diceva prima, che è la sfida epocale che stiamo attraversando, che appunto è la digitalizzazione. Quindi è proprio corretto questo. Da un lato abbiamo il cliente che ovviamente ha la sua necessità di comunicare per quanto riguarda i suoi prodotti e le sue soluzioni, ma dall'altro anche il mercato che ha bisogno di recepire nella maniera giusta quelle che sono le tecnologie e soprattutto quello che sarà il trend futuro al quale si deve preparare se non vuole fra 5-10 anni chiudere i battenti. Perché stiamo attraversando una rivoluzione epocale. Metti, scusami, una domanda. Post-Covid, insomma, è stato un momento difficile, difficile per tutti, a livello industriale anche, appunto, anche Sì. nel vostro campo molto complesso. E parliamo proprio di valori, no? Abbiamo marcato tanto questa parola di cui penso che sia un elemento fondamentale della vostra azienda. Poi magari parliamo anche dei vostri valori interni che mi sembrano evidenti e traspargono proprio dai vostri occhi, ma penso che ancora di più con i vostri clienti. E proprio in questo percorso post-Covid, dove insomma anche l'aspetto forse comunicazione inizialmente faceva un po' quasi paura, oppure ditemi voi se è vero o no, cioè magari le aziende in un momento di difficoltà forse economico pensavano, oddio, magari se devo investire in comunicazione ci penso un attimino. Per voi invece com'è stato questo approccio? Mi date ragione o invece siete riusciti e sicuramente nel vostro modo di fornire i vostri servizi e di raccontare in una maniera diversa, far cambiare idea alle vostre aziende? Allora, devo dire che ancora una volta, anche nel periodo del Covid, i nostri clienti hanno avuto fiducia in noi e quindi non abbiamo mai smesso di lavorare. Io non avevo il problema del fare il pane perché non riuscivo proprio, nel senso che abbiamo lavorato tanto perché abbiamo trasferito tutto sul virtuale. Quindi abbiamo organizzato dalle conferenze stampa agli eventi virtuali, abbiamo organizzato webinar, abbiamo rifatto completamente un sito di un nostro cliente, cioè abbiamo utilizzato quel periodo per sfruttare tutte le tecnologie che avevamo a disposizione. Non potevamo incontrarci fisicamente, non fa niente, lo facciamo virtualmente e lo facciamo andando a parlare col mercato, organizzando webinar anche con partner americani, per cui li abbiamo fatti in orari stranissimi. Abbiamo avuto numeri di partecipanti che facevano paura, tant'è vero che un nostro cliente alla fine ci ha regalato delle magnum di champagne perché Avevamo fatto una avevamo fatto dei scommessa. numeri pazzeschi e avevamo queste audience ai nostri webinar che erano veramente altissime. Per cui dico, in realtà loro si sono affidati a noi e ci hanno detto cosa facciamo? Ci fermiamo? No, non ci vogliamo fermare e andiamo avanti. E siamo andati avanti e devo dire che ha pagato perché poi in realtà, per fortuna nostra e per fortuna dei nostri clienti, non hanno risentito di quella flessione che purtroppo ha toccato tante altre persone. Però diciamo che nel mondo dell'automazione non c'è stata quella flessione, anzi, c'è stata una certa crescita. Quindi E quindi devo dire Contact che. Value ha insegnato, se mi posso permettere, o comunque ha raccontato ai propri clienti come si fa anche, si continua in un momento così difficile a stare sempre uniti, utilizzando appunto ciò che è anche l'innovazione, no? Tutta la Sì. parte tecnologica che ha continuato a stare insieme, ha fatto sì che appunto voi potevate stare insieme e sviluppare progetti, è corretto? Sì, diciamo che ci siamo un po' sostenuti a vicenda, nel senso che ci trovavamo tutti in una situazione nuova e assolutamente spaventosa, perché il momento in cui c'è stato il primo lockdown era un momento spaventoso per tutti.
E lì ci siamo detti, va bene, cosa facciamo? Ci mettiamo qua, ci chiudiamo in casa e non ci parliamo? No, ci confrontiamo con i nostri clienti, chiediamo loro dove vogliono andare, cosa vogliono fare e studiamo delle modalità un po' diverse per continuare a comunicare e dire noi ci siamo e quando finalmente sarà finita questa terribile pandemia, noi saremo lì e saremo pronti ad andare in fiera e quindi abbiamo lavorato in funzione di una presenza alla fiera che per noi la fiera di riferimento è SPS in Parma, che è una anche MaxPay, devo nominarlo se no mi ammazzano, anche MaxPay, sono due fiere dedicate alle tecnologie industriali e quindi abbiamo lavorato in funzione di quello. Quindi il valore dello stare insieme, il valore di non fermarsi mai davanti a nulla, il valore di continuare a comunicare quello che anche i vostri clienti producono, quindi assolutamente il valore che voi avete internamente anche a livello aziendale è proprio quello di creare e far sì che le vostre aziende possano proseguire un percorso con voi. Anche mi sembra di capire tailor-made, no? Perché ogni azienda ha un po' il suo, vengono studiate le aziende e seguite esattamente in quello che loro vogliono, che loro producono e quindi che vorrebbero comunicare, che poi si appoggiano a voi per farlo. Mi sembra di capire così. Sì, decisamente, anche perché oggi diciamo che la divisione tra un'azienda e l'altra, cioè soprattutto nel mondo dell'automazione, si rischia di di avere dei clienti che magari potrebbero essere dei competitor, perché comunque se prima chi lavorava nel mondo IT non aveva niente a che fare col mondo dell'automazione, oggi chi lavora nell'automazione è andato un po' come dire, a invadere il campo di chi lavora nel mondo dell'information technology. Quindi il limite della concorrenza tra un cliente e l'altro è sempre più sottile. E allora noi non possiamo, diciamo, rifiutare di lavorare per dei clienti che magari potrebbero essere potenzialmente dei concorrenti, e allora lo facciamo, ma diversifichiamo e personalizziamo i progetti in modo che nessuno possa dire: ah, ma per quello hai fatto questa cosa e insomma l'hai fatta uguale per me. No, assolutamente. Per te faccio un progetto costruito su misura e quindi tu sei una realtà comunque diversa da un altro cliente che fa delle cose simili alle tue. Vero, se posso aggiungere, ecco, solo una cosa, questo costa molto sforzo, perché un conto è vendere a chili, quindi tanto al chilo, e un conto è dare un servizio. Allora noi offriamo un servizio. Il servizio in quanto tale deve essere focalizzato su quello che è, prima di tutto, l'obiettivo del cliente, l'ambito in cui opera, ma anche diciamo tipizzato in funzione, come diceva Mitti, di non andare a fare, chiamiamolo così, il minestrone di tutti quanti insieme con la stessa cosa. E, insomma, questo richiede sforzo, però penso che alla lunga paghi. E, infatti, abbiamo dei clienti che solitamente hanno un livello di loyalty molto elevato. Certe volte entriamo con un piccolo servizio, quindi si apre un po' la porta, e anzi, questa è esatto, la nostra propria filosofia. E poi, a poco, se diciamo il fidanzamento che facciamo con il cliente va bene, ecco che pensiamo magari a qualche cosa di più articolato. E ci sono clienti veramente che, insomma, è tanti anni che collaborano con noi. E che seguiamo a 360 gradi veramente su tutte le attività di marketing e comunicazione. Adesso ti diciamo anche magari qualche nome dei nostri clienti. Noi seguiamo EFA Automazione, che è un distributore che fa parte di un importante gruppo, che è il gruppo Relatec, che è quotato in borsa. E quindi noi seguiamo EFA perché vabbè, è un nostro cliente da tanto tempo e per tutte le attività industriali
dedicate al mondo industriale, marginalmente seguiamo anche Relatec. Poi abbiamo Venglor, che è un'azienda tedesca e che è in Italia da oltre 20 anni e che fa sensoristica e che è molto ben posizionata in quasi tutti i mercati, in particolare nel mercato del packaging, laddove i sistemi di visione, i sistemi di sensoristica sono essenziali per poter, diciamo, produrre un prodotto che vada al cliente e che sia integro sotto tutti i punti di vista, soprattutto quelli della qualità, non solo del packaging. Poi abbiamo... Abbiamo ad esempio PTC. PTC, allora, è un'azienda di software. Ai più che non sono del settore non dirà nulla, ma in realtà è l'azienda con la A maiuscola, infatti nell'ambito in cui opera, che è quello della trasformazione digitale. PTC, diciamo, tutti gli analisti di mercato, è quotata in borsa negli Stati Uniti e tutti gli analisti la posizionano, soprattutto Gartner nel suo Magic Quadrant, come l'azienda leader per visione, per tecnologie. Quindi sono in tre al mondo che fanno, diciamo, quello che fa PTC, e PTC è la prima al mondo. Noi seguiamo, diciamo, la filiale italiana per tutta una serie di attività. Mamma mia, che altri clienti abbiamo? Ce ne abbiamo, ma adesso in questo momento... Abbiamo... Seguiamo un progetto, allora facciamo la comunicazione per un progetto di alta sostenibilità che un'azienda che si chiama Alpla, che opera nel mondo del packaging, ha lanciato 3 anni fa, e noi facciamo l'ufficio stampa per questo progetto, e il progetto si chiama La plastica è cambiata, cambia idea sulla plastica. E diciamo, è un investimento che questa azienda sta facendo da anni, è un investimento importante peraltro, per diciamo, diffondere una cultura sulla plastica, perché la plastica non è il nemico numero uno, ma il nemico della plastica è siamo noi che la utilizziamo male, nel senso che se la plastica viene utilizzata correttamente, viene smaltita correttamente, in realtà non è un materiale così da demonizzare come facilmente si crede. E quindi seguiamo anche questo progetto, mi viene in mente, tra le varie cose, perché poi ogni tanto ci capita qualche progetto un po' diverso, sì, sul quale... In questo momento anche tutta la realtà del mondo sostenibile è importante, sicuramente hai fatto bene a soffermarti proprio sul mondo della plastica, perché è un elemento di cui ad oggi se ne sente parlare tanto, no? Sì. E sicuramente hai fatto bene tu a sottolineare il fatto che se viene utilizzato bene, come tutte le cose, sì, se vengono fatte bene o utilizzate bene, non sono poi così tanto invasive esattamente nel contesto mondiale, sì, sono d'accordissimo con te. Ma a proposito di contact value, perché insomma questa unione fantastica tra questa equità uomo-donna, questi rapporti all'interno apparente della società, apparente, sì, perché io sono in minoranza. Sei in minoranza, questa assoluta, cosa, scusami, proprio è meravigliosa, anche quest'oggi sei un po' in minoranza. Ma in azienda molto di più, perché io sono l'unico maschietto contro 4 donne. 4 donne, di cui 3 collaboratrici belle strong e una socia che già dal nome Mitty è incisiva. Sì. Però questa fantastica equità uomo-donna, no? Questo collaborare insieme in questa avventura che è nata esattamente nell'anno, scusate che non... Guarda, allora, esattamente è nata nel 2013, anche se noi ci conoscevamo già da prima. Perché io, diciamo, ho avuto dei trascorsi in ambito di editoria tecnica specializzata, quindi sempre a riviste, chiamiamole così, di taglio ingegneristico e tecnico, e Mitty invece si occupava di comunicazione in un'azienda software. Come spesso accade, diciamo, all'appropinquarsi dei 50 anni, spesso capita di dover deviare il proprio percorso professionale
e diciamo di ricominciare senza con l'entusiasmo solito. E io avevo ricominciato facendo appunto la mia attività in un co-working, al che invito Maria Teresa, perché ci siamo ritrovati casualmente su un progetto di comunicazione comune di una fiera specializzata sempre in ambito di componentistica industriale, di elettronica industriale, e Mitti, poi lo lascio dire a lei, diciamo si è innamorata, diciamo, di questo concetto del co-working, e quindi in 448, ma se io mi trasferissi qui, e ho detto, ma guarda, vieni, e da lì è nato un po' tutto, quindi la goccia, anzi no, la scintilla, non la goccia, la scintilla che ha fatto scoccare questa unione è stata proprio il co-working e questa modalità di lavoro condiviso che ci ha portato poi piano piano a sviluppare prima un progetto, poi un progetto sempre più esteso, e poi alla fine abbiamo detto, ma senti, ma perché non uniamo le forze e pensiamo di fare qualche cosa davvero insieme? Così è nata Contact Value, vero Mitti? Sì, esatto. E questo nome, Contact Value, Contact Value, da dove, insomma, dove proviene? Raccontatemi un po' il concetto e da dove è nata questa, perché questa, in realtà, questo onore, insomma. Sì, perché in realtà noi abbiamo cominciato a collaborare sull'idea della generazione di lead, quindi offrire alle aziende servizi di lead generation e anche estremamente complessi e articolati. Non stiamo parlando del telemarketing, stiamo parlando di progetti di comunicazione piuttosto complessi e articolati. E quindi da lì viene fuori il valore del contatto. In realtà poi la lead generation è al centro di qualsiasi attività di marketing e di comunicazione che tu proponga a qualsiasi cliente, e per cui è rimasto questo nome e ci piace molto, quindi l'abbiamo mantenuto. Ma anche perché in realtà noi, diciamo, siamo un po' il punto di contatto che cerchiamo di trasformare in azioni appunto a supporto da un lato per il nostro cliente e diciamo per consentire al nostro cliente di far percepire al mercato il valore delle sue soluzioni, dall'altro appunto punto di contatto col mercato volto a trasmettere quello che dicevamo prima, ok, diciamo, l'offerta dei nostri clienti nel miglior modo possibile, ma anche i valori che sono insiti, vuoi appunto nella tecnologia stessa e quindi non solo nei prodotti dei nostri clienti. Fantastico, è stato un piacere aver condiviso questi momenti con voi, aver raccontato di Contact Value qui in Co-Foundry. Grazie mille, grazie mille. Grazie a te. Grazie Alberto. Spero di rincontrarvi presto, di rivedere insieme ancora alcuni progetti che affronterete, perché mi sembrate una coppia esplosiva a livello ovviamente di business, però esplosiva, e quindi ci saranno tantissime altre cose da raccontare, quindi direi che nello step successivo... A lei quando si arrabbia poi esplode. Ah sì, esplode. Urca miseria, sì. Va bene, esploderà. Allora. Come ogni donna esplode sia quando si arrabbia che quando poi crea e sviluppa. No, ma non si arrabbia quasi mai. Io mi arrabbio molto raramente, infatti in ufficio dicono sempre, vabbè, se si arrabbia Alberto va bene, ma non facciamo arrabbiare Mitti, perché quando si arrabbia Mitti è terribile, però mi arrabbio molto poco e in generale mi passa anche subito, però quando sono arrabbiata si vede molto. grazie a te.